Bene, buongiorno, buongiorno Italia, auguri. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica. Noi volevamo fare gli auguri a tutta l'Italia, a tutti gli italiani, proprio qua davanti a quella che è la statua che rappresenta l'Italia, eccola qua. Vediamo se... Eccola lì. Ecco. Quindi auguri Italia, buongiorno. Questa è la diretta quotidiana che facciamo qui da Piazza Italia. Chi vi parla è l'arciere Luigi Palamara. Oggi una frecciata di felicità, un 2 giugno che rappresenta tantissimo per l'Italia, forse un po' meno per l'Europa. Beh, c'è chi dice Europa sì, Europa no, insomma l'Italia è nel continente Europa, si sta cercando di unire l'Europa, ma fino a questo momento l'Europa è unita solo a chiacchiere oppure economicamente. Certo che le ripercussioni positive di essere comunque appartenenti al continente Europa e quindi chiamarsi europei al momento la gente comune non le vede, però noi siamo fiduciosi. Quindi diciamo che un po' l'Italia ultimamente si è spaccata fra Europa sì e Europa no, ma non tanto sul fatto di uscire dall'Europa, quanto uscire da quello che è l'economia europea. Insomma, gli stati hanno perso la loro sovranità nel creare, nel distribuire la moneta. Insomma, questo noi non siamo degli economisti, però sicuramente, tanto salutiamo gli amici a bellezza, Attilio, ciao. Insomma, non siamo degli economisti, però capiamo bene che in questo momento di sicuro l'euro e il fatto di essere in Europa solo ed esclusivamente con l'euro non va bene, non c'è un esercito per esempio europeo, non ci sono tante cose che in effetti poi andrebbero a creare davvero e finalmente il popolo europeo, non c'è una lingua unica, quindi insomma ognuno poi rema a favore del proprio paese, vedi la Francia, vedi la Germania, e insomma la situazione è questa. Noi festeggiamo questo 2 giugno qui da Piazza Italia. La diretta poi della cerimonia che si terrà sulla Via Marina Alta la manderemo però sul nostro canale YouTube, per cui chi mi vuole seguire mi può seguire sul canale YouTube L'Arciere Luigi Palamara. Basta andare su Google, mettere L'Arciere Luigi Palamara o semplicemente Luigi Palamara e va sul mio canale YouTube, sul nostro canale YouTube, perché è un canale che a noi dedicato, a voi dedicato, e lì seguiremo tutta la cerimonia in diretta che dovrebbe iniziare. Adesso sono le 10 meno un quarto circa, quindi fra un quarto d'ora inizierà da lì. Quindi che dire? Per oggi nessuna frecciata, nessuna frecciatina, ma solo di cuore, proprio di cuore, un augurio a tutta l'Italia, a tutti gli italiani, ma soprattutto a tutti noi reggini, Reggio Calabria, Melito, Roccaforte del Greco, insomma a tutta questa nostra terra così tanto odiata, tra virgolette, però così tanto amata. Per l'arciere da Reggio Calabria. L'arciere Luigi Palamara vi dà appuntamento sul canale YouTube fra un quarto d'ora circa. A presto.